parte il campionato di terza categoria con lo Storia nella Calcio impegnato contro la Virtus Castelluccio, si parte con le due formazioni Storanella in maglia azzurra e Castelluccio Virtus in maglia giallorossa. Subito un'occasione capitata per la Virtus, per lo Storia nella Calcio, intanto pallone in avanti, parata dell'estremo difensore Grande che salva ancora per la Virtus Castelluccio, pallone in mezzo, attenzione qui il passaggio infiltrante, il gol da parte di Maurizio Cappiello che sigla così il primo gol assoluto dello Storia nella Calcio. E rivediamo qui l'assist da parte di Morgatico per la formazione di mister Pino De Martino. Intanto qui la battuta a rete da parte di Flagella, ancora, anzi era Mescia per la Virtus Castelluccio, prova ancora a venire in avanti Mescia, esce via Festa, intercetta la sfera, avanti ancora qui un'occasione in favore dello Storia nella Calcio con questo calcio in punizione dal limite. Vediamo la battuta, pallone che viene intercettato da Grande che fa sua la sfera, ancora Storia nella Calcio in avanti qui con D'Alto sulla fascia sinistra, prova a inserirsi, nulla da fare, calcio d'angolo, si gioca ancora con il pallone spazzato in mezzo, qui ancora a liberare la Virtus Castelluccio che ci prova anche in avanti, la parata da parte di Festa ancora a salvare i pali della formazione biancoazzurra. Qui un tocco di mani, non c'è il calcio di rigore per il direttore di gara, ancora in avanti Virtus Castelluccio che prova a mettere in mezzo questo pallone, ancora qui dal limite la conclusione, pallone ampiamente fuori e qui calcio di punizione. Su questo calcio di punizione arriva il fischio arbitrale che segna la fine del primo tempo. Inizia la ripresa con l'ingresso in campo di Carlo Camarchia per la formazione biancoazzurra. Intanto subito colpo di testa, pallone alto, ci prova ancora lo Storia nella Calcio che vuole chiudere la gara, la conclusione proprio di Camarchia, pallone fuori, anzi parato da Grande, ancora qui con la Virtus Castelluccio in avanti, la conclusione, il gol della Virtus Castelluccio siglato da Flagella, quindi il gol del pari. E qui ancora un'incertezza della difesa dello Storia nella Calcio, 2-1 per la formazione ospite che passa in vantaggio qui con D'Angelo, quindi ribaltata la gara. Intanto un cambio, entra anche per Ain la formazione di mister De Martino, ancora la Virtus Castelluccio, esce Festa e fa sua la sfera, qui messo giù, attenzione, in mezzo all'area Carchia e guadagna un calcio di rigore, quindi il numero 11 sul dischetto. Si presenta poi Maurizio Cappiello che prova a spiazzare il portiere, ci riesce, quindi pareggio della Storia nella Calcio 2-2, è entrato Giuseppe Pelullo, giocatore di categoria superiore sicuramente. Intanto il palo colpito qui ancora da Carchia e finisce così la gara con il 2-2 tra le due formazioni. Andiamo negli spogliatoi per ascoltare i protagonisti di questa prima gara. Mister Felice Sebastiano, questo pareggio in questo esordio assoluto della Storia nella Calcio, una bella partita, tanto pubblico, comunque un bel risultato, comunque si è giocato a calcio qui oggi. Senz'altro, a prescindere dalla marimbocca dei risultati, che poteva essere una vittoria o una sconfitta nello stesso momento, io sono qui per esaltare l'esordio di questa stagione, un esordio chiaramente di una nuova società che è partita per dare chiaramente più lustro al contesto territoriale. Il mister Pino De Martino chiaramente è partito, si può dire anche col piede giusto in fin dei conti, una squadra che si è trovata per la prima volta insieme ad affrontare questo campionato da non vendere sotto gamba, che molte volte uno esclude la competizione, le performance della terza categoria come fosse l'ultima, non è vero, abbiamo giocato con un Virtus Castelluccio che sembra con palla a terra, ha fatto girare palla, cioè non c'è stato il famoso palla e pedalare. Abbiamo visto una bella partita e sicuramente sarà un bel torneo. Ecco, oltre alla terza categoria c'è il settore giovanile, che su cui punta forte questa nuova società. Sicuramente, noi abbiamo coperto un po' abbiamo coperto tutti i settori, dai primi calci fino agli allievi. I ragazzi non ci mancano. In questo momento abbiamo coperto anche il territorio dei Reali City, inglomerando anche i ragazzi dei comuni qui vicino, che sono di Carapella, di Ortanova, di Stornara, inserendo un servizio navetta in modo tale ai ragazzi di non rendere la vita difficile ogni giorno e portarli qui e riportarli a casa. Siamo partiti sotto questo aspetto anche col piede giusto. Ecco poi l'esperienza ovviamente tua, di mister Pino De Martino e di Pasquale Cicconi. Cioè, senz'altro, non manca. È chiaro che la mia esperienza con Pasquale Cicconi è ventennale, ci sentiamo e ci capiamo con un battito d'occhio. Il mister Pino De Martino, conosciamo anche le sue performance chiaramente professionali,
che di molti anni. Insomma, ci sono delle combine insieme a Rocco Costa, un esperto del settore giovanile di Stornarella, e sicuramente questo ha fatto un buco da richiamo per questi personaggi, per i ragazzi che vengono dai paesi limitrofi. E possiamo dire che in effetti abbiamo più o meno un centinaio di ragazzi del settore giovanile. Ecco, anche una certa organizzazione, sponsor, bordo campo, con una visibilità davvero importante, si è puntato davvero a fare le cose in un certo modo, anche se si parla di terza categoria, le si fanno bene. Certo, posso anche dirlo che forse non me l'aspettavo, ma devo essere positivo sotto questo aspetto. Il contesto imprenditoriale a livello locale ha risposto fortemente e sono rimasto meravigliato. Ci sono stati gli sponsor addirittura che sono venuti del tutto spontaneamente, non siamo andati nemmeno a cercarli personalmente. Questo ha fatto capire che riscontriamo positività in quello che ne facciamo. Si vede che siamo delle persone sotto un certo modo ben messe sotto un aspetto etico. Mister Pino De Martino, esordio quest'oggi con un punto, poteva andare meglio, ma sicuramente perlomeno è stata una bella partita. Interessante che abbiamo incominciato questo campionato che non vedevamo l'ora di incominciare, perché 2 mesi ad allenarsi così senza giocare è un po' lungo. Comunque abbiamo fatto una bella partita, il primo tempo potevamo chiudere la partita, nel calcio chi sbaglia paga. Potevamo chiudere il primo tempo con 3 o 4 gol, abbiamo avuto delle belle occasioni. Ecco, un campionato che per certi versi è un po' diverso rispetto a quelli degli altri anni in terza, dove c'è un po' più di equilibrio e un campionato lungo. Voi avete grandi giocatori, quest'oggi si è visto Cappiello, poi Pelullo, comunque siete annoverati tra le favorite. Sentite questa pressione addosso? No, quest'anno, come ho visto il calendario, ci sono delle squadre buone. Daunia, Carpino, San Nicandro, sono delle belle squadre, adesso le andremo a conoscere man mano che vengono a giocare, quindi vedere il campionato, sempre un campionato di seconda, di prima campionato, di prima categoria, invece la seconda con 10 squadre sembra un campionato di terza, quindi è bello perché è un campionato importante con delle belle squadre, quindi ci andremo a giocare fino alla fine. Ecco, adesso il calendario offre subito la possibilità di rivalsa con la prossima partita di nuovo qui al Comunale contro il Sant'Agata. Non conosciamo la squadra, non sappiamo che giocatori, che elementi ci sono, quindi noi dobbiamo lavorare perché c'è gente che purtroppo è stata ferma parecchio tempo, perché Mario Pelullo, Cappiello, sono buoni giocatori, però sono stati fermi, dobbiamo recuperarli piano piano e poi vediamo, alla lunga usciranno fuori i valori dei giocatori. E con progetto tutto made in Stornarella, con tanti stornarellesi doc e anche tanta partecipazione di gente che vi segue con simpatia, tra l'altro anche una certa organizzazione con gli striscioni a bordo campo, quindi insomma c'è una vera e propria area di festa qui a Stornarella. Quella è la nostra soddisfazione della società, il prodotto locale, giocare con tutti i giocatori di Stornarella e poi con questa nuova società che è nata, Stornarella Calcio, dobbiamo arrivare fino in fondo per parecchio tempo, parecchi anni, vogliamo crescere, specialmente dal settore giovanile fino alla squadra grande. Ecco, diciamo anche con mister Felice Sebastiano, prima con te, lui e mister Ciccone, davvero tanta esperienza per i ragazzi del settore giovanile. Sì, noi abbiamo rifiutato squadre di promozione eccellenza per non andare a allenare fuori, per stare qui, per fare un settore giovanile forte, pian piano cresceremo di anno per anno. Dobbiamo lavorare sui giovani e poi quello che esce dal settore giovanile dobbiamo mettere con la squadra grande. Il prossimo anno se faremo in seconda categoria, vediamo un pochettino. L'obiettivo quindi è dichiarato vincere il campionato? Sì, fino alla fine noi dobbiamo pensare a vincere il campionato, i giocatori ci sono, solo che ci dobbiamo allenare di più, dobbiamo lavorare e pian piano i risultati arriveranno. Oggi è stata la prima partita, anche un po' di emozione, gente che non giocava da parecchio tempo. Primo tempo fatto bene, secondo tempo un po' di emozione, 5-6 juniors che stanno in campo, poi secondo tempo siamo calati un pochettino, comunque dobbiamo lavorare, risultati arriveranno. Allora, un progetto tutto made in Stornarella, ma conta anche Reali City con Davide Festa, portiere del nativo di Ortanova e quindi con esperienza nel GT, ti ritrovi qui quest'anno in questa nuova formazione, come ti trovi in questa nuova società? All'inizio ero molto emozionato a far parte di questo progetto perché il mister mi ha chiamato, mi ha spiegato che il progetto è molto importante, voglio arrivare in fondo salendo ogni anno di categoria e non ho potuto
a rifiutare la chiamata del mister. E mi sono aggregato molto bene, come tra l'altro ti trovi a condividere lo spogliatoio con giocatori importanti come Cappiello, come Pelullo, quindi è sicuramente un punto di partenza per la tua carriera. Esatto, non posso solo apprendere questi giocatori che hanno fatto molta carriera, molta esperienza, hanno molto da mostrare. Io che ho solo 19 anni posso solo apprendere da loro, sono grandi giocatori, cioè non c'è niente da aggiungere. Descrivi le tue caratteristiche tecniche. Ho molto da crescere, ho molto da migliorare, questo non lo metto in dubbio, però sono sulla buona strada e il mister mi darà una mano in questo. Le mie caratteristiche... Reattività, sicuramente. Vabbè, quello è normale per un portiere, la reattività, sicurezza, ovviamente guidare la difesa e sì, bisogna migliorare, dai. Vabbè, ti vedremo in campo anche domenica prossima. Beh, lo spero e spero che andrò in fondo a questa esperienza. Sarò sempre la prima scelta del mister, lo spero tanto. Ok, grazie.